espressioni culturali e artistiche, perché noi riteniamo che la città di Nardò non possa rimanere senza offerte culturali e di spettacolo, neppure in situazioni di emergenza economica e finanziaria particolari. Noi abbiamo detto più volte, e lo ribadiamo, non faremo delle difficoltà finanziarie dell'ente, che sono tante, perché noi abbiamo trovato una previsione di patto di stabilità sforata di 2 milioni di euro, che quindi è un dato di quelli che possono far tremare le amministrazioni. Noi non faremo di questa situazione finanziaria un alibi per niente. Noi riteniamo che la nostra città sia una città che merita tanto, per cui anche in un quadro di difficoltà finanziarie la nostra città deve avere quello che merita e deve offrire quello che meritano le persone che ci vivono o che la frequentano quest'anno. Grazie anche alla collaborazione di alcuni sponsor privati e di alcuni sponsor pubblici. Abbiamo l'elenco innanzitutto l'azienda Scola Sarmenti che ci ospita, e noi questo è il motivo per il quale abbiamo ritenuto di fare in questa azienda, che anno dopo anno cresce di importanza e di prestigio non solo sul piano nazionale ma anche sul piano internazionale, il luogo della conferenza stampa. Ed è anche l'occasione all'atere di questa iniziativa di spettacolo anche di sottolineare gli sforzi manageriali e imprenditoriali di una parte della nostra comunità che nel settore dell'agricoltura, nel settore della viticoltura in particolare, ha ottenuto riconoscimenti a più livelli sul piano nazionale e internazionale. Basta guardare le guide turistiche, le guide del settore, le guide dei vini, sia italiane, quella del Gambero Rosso e anche altre, ma anche guide giapponesi e guide statunitensi, per avere la dimostrazione concreta di come questa grande azienda, Scola Sarmenti, che è nata nel 1999, quindi è anche un'azienda abbastanza giovane di età, sia riuscita in poco tempo ad avere affermazioni internazionali che danno lustro ovviamente alla qualità dei prodotti della nostra terra, ma che danno lustro anche alla nostra città. Qui ci sono alcuni dei prodotti della Scola Sarmenti, il Nerio, il Cubardi. Io approfitto anche di questa circostanza per invitare tutti i turisti che saranno qui, le migliaia di turisti che saranno da noi quest'estate ad acquistare questi vini che, come dicono tutti i più grandi intenditori internazionali, sono vini che tra i migliori prodotti in Puglia, tra i migliori prodotti nel meridione d'Italia, della regione Puglia, del teatro pubblico pugliese, della terra Gall, del Gall Terra d'Arneo, Spiagge d'Autore, Touring Gallery, l'Associazione Migranti di Nardò, l'Oasi Tabor, l'Associazione Amici Museo di Porta Falsa, ringrazio anche per la presenza il professore Paolo Zacchino, Porta di Mare e la società Bianco Igiene Ambientale SRL. Si tratta quindi di soggetti privati e pubblici che hanno accompagnato con fiducia, della quale ringraziamo l'amministrazione comunale in questo sforzo. Il piano delle manifestazioni estive parte il 22 di luglio, si chiude il 4 settembre, non perché il 4 settembre finisce in questa città l'arte, la cultura e lo spettacolo, perché poi da settembre partiranno le iniziative della nuova stagione. Non è un caso che ci sia anche un investimento di 3 assessori su queste attività. È il segno di una precisa indicazione di rotta dell'amministrazione comunale. Il fatto che 3 assessori, io ritengo, e questa è la ragione per la quale li ho nominati, di pregevole qualità, ben 3, siano impegnati sull'arte, sullo spettacolo, sul turismo, sul marketing territoriale, io credo debba essere apprezzato come il segno di un tratto d'impegno dell'amministrazione comunale. L'8 agosto abbiamo il concerto dei Radio Dervici, che è uno degli eventi più importanti dell'estate. Siamo contenti che questo gruppo abbia ritenuto di inserire Nardò nelle tappe del suo tour estivo. Loro peraltro presentano anche il nuovo, sono in tour anche con,
con l'ultimo lavoro, con l'ottavo CD, quello che è uscito da pochi mesi e che raccoglie il meglio di tutta la loro produzione, anche rivisitato con musiche, con arrangiamenti che tengono conto delle sonorità pugliesi e locali, quindi era un'occasione importante quella di avere una tappa del tour dei Radio Derwish in Piazza Salandra l'8 agosto. Un'altra brevissima notazione e poi io chiudo. C'è in questo cartellone tanto della nostra città. Ho citato prima il piccolo teatro Amici Museo di Porta Falsa, teatro che ha una storia ormai di quasi mezzo secolo, tradizione, cultura, passione, e siamo contenti di poter offrire a coloro che vengono a Nardò il portato di questa tradizione, di questa professionalità e di questa passione. Abbiamo l'opportunità anche di offrire a coloro che saranno nella nostra città e nelle nostre marine la presentazione dell'ultimo romanzo di Livio Romano, che viene considerato da tutti i critici il miglior romanzo di Livio Romano fra i quattro che egli ha scritto e che è una delle opere di narrativa italiana meglio recensite negli ultimi mesi, che è un romanzo che va assolutamente letto da tutti coloro che hanno a cuore la nostra terra, perché uno dei protagonisti vive una parte della propria esistenza nel periodo in cui a Santa Maria al Bagno abbiamo avuto la presenza delle popolazioni, la presenza di ebrei che provenivano dai campi di sterminio. Ed è la prima volta, in questo romanzo di Livio Romano, è la prima volta che il tema della presenza degli ebrei a Santa Maria al Bagno entra nell'arte e nella cultura in modo così alto. È la prima volta che accade. Ecco perché io ritengo e ringrazio il Romano per la disponibilità, ritengo che questo libro abbia una valenza doppia. Intanto è uno dei migliori romanzi di narrativa italiana pubblicati negli ultimi mesi, e poi perché per la prima volta entra nell'arte e nella cultura italiana ad un livello così alto una delle più grandi esperienze storiche e umane della nostra città. Io ho preso nei confronti di tutti i cittadini. L'impegno di rivitalizzare il centro storico è un impegno al quale noi non possiamo venire meno. Per questo abbiamo chiesto anche, abbiamo assegnato una delega specifica all'assessore Leuzzi, che è molto sensibile a questi temi e che quindi si occuperà anche di queste questioni in modo importante. Questo è il segnale del concerto dei Radio Derwish in Piazza Salandra. Comunico che il finanziamento che ci consentirà di ristrutturare la ex pretura è già avviato e già stato ottenuto è anche terminata la gara d'appalto che consentirà di avviare presto i lavori per 2.400.000 euro. Faremo in modo che si tratti dei lavori che più di altri dovranno andare spediti, e molto presto nella sede della ex pretura saranno trasferiti uffici comunali, a cominciare da uffici istituzionali, a cominciare dall'ufficio del sindaco. Questa è una direttrice dalla quale non intendiamo ovviamente deflettere. Su questo impegno chiediamo ovviamente la collaborazione di tutti. Perché dico chiediamo la collaborazione di tutti? Perché il centro storico di Nardò non è piccolo. Ecco, chiudo con questa breve osservazione. È un centro storico abbastanza ampio. È un centro storico nel quale, nonostante tutto, ci sono ancora tanti residenti. È un centro storico sul quale noi intendiamo intervenire con idee anche innovative, per cui dovremmo modificare qualcosa delle abitudini di tante persone. Dovremmo modificare qualcosa delle abitudini di chi ci abita, dovremmo modificare qualcosa delle abitudini di chi ci lavora, dovremmo modificare qualcosa delle abitudini di chi ci passa. E quando si devono modificare le abitudini di una fetta così consistente di popolazione, chiaramente bisogna adottare scelte coraggiose, ma anche sforzarsi di farle in sintonia con i cittadini e possibilmente con il consenso di coloro che queste scelte, non voglio dire dovranno subire, dico dovranno accettare. Io chiedo
su questo, lo chiederemo più volte, la collaborazione di tutti i cittadini che hanno in qualche modo a che fare col centro storico, anche quelli che ci passano una volta all'anno. Lo chiedo perché è necessario e indispensabile per cambiare il volto del centro storico e per cambiare il volto della nostra città. Io ho terminato, vice sindaco. Di fare questo incontro in questa bellissima sede, mi associo a quanto ha detto il sindaco. Questa amministrazione credo che parta col piede giusto, con quelli che erano gli impegni che si è assunto, di cominciare a collaborare e essere di supporto all'importante e prezioso tessuto imprenditoriale che abbiamo nella nostra città. Devo ringraziare della grandissima collaborazione i colleghi assessori Francesca Musi allo spettacolo e Maurizio Leuzzi al turismo, perché c'è stata una condivisa sinergia e collaborazione per determinare questo cartellone che, come potrete vedere, è composto da oltre 25 eventi variegati e che prendono tutto il territorio della nostra città, da Boncore a Santo Isidoro, da Santa Caterina a Santa Maria, il centro storico. Organizzato e sostenuto appunto dai padroni di casa di oggi. E, insomma, io credo che sia una stagione d'inizio di tutto rispetto, di qualità e varia, che possa insomma accontentare i gusti di tutti. Abbiamo cercato, come ha detto il vice sindaco, di coniugare lo spettacolo alla cultura. Io penso che questa sia una formula vincente se si vuole fare del turismo una leva di sviluppo economico. Anche perché il nostro territorio non offre grandi strutture ricettive, non offre grandi stabilimenti balneari. A noi abbiamo una costa molto, molto particolare. Abbiamo anche delle piccole strutture come il B&B che lavorano bene. Diciamo che siamo destinati ad un turismo forse quasi di nicchia e credo che in linea con questo questa stagione vada bene, perché privilegiare la cultura anche negli spettacoli musicali, anche nella danza, in qualsiasi situazione, credo che dia un taglio preciso a quello che vogliamo fare di questa città.